Un saluto da Ivan di Paco Digit. Quest'oggi proviamo il nuovo Alcatel One Touch 908, un telefono che rappresenta l'entry level della gamma di Alcatel, riferendosi al mondo Android in configurazione UMTS. Un telefono che si può trovare a meno di 90 euro. In questo momento stiamo provando un esemplare in una scatola Wind. Vi consiglio anche di dare un'occhiata all'articolo, alle due righe di presentazione del video che trovate sul blog, perché in questi giorni siamo all'inizio di febbraio, è in corso anche un'offerta che permette di acquistare il telefono a un prezzo ancora più basso se legato ad un abbonamento. Ne approfitto a tal proposito per ringraziare, come spesso faccio, alla Stockhaus di Corso Sempione a Milano, perché ci ha messo a disposizione anche questo esemplare per questa prova. Il telefono, come dicevo, è un telefono che monta il sistema operativo Android, un telefono con delle forme molto arrotondate, un materiale gommato anche piuttosto gradevole al tatto e antigraffio. Nella parte anteriore del telefono troviamo un tasto fisico con il tasto Home, quindi torneremo alla pagina Home del nostro desktop, diciamo. Tre tasti a sfioramento, tasto di menu contestuale, tasto con la lente di ricerca e un tasto di ritorno. Abbiamo poi questi tre tasti che sono posti alla base del nostro display, che sono incorporati proprio nel display. Uno ci permette di attivare la parte telefonica del telefono, l'altro ci permette di vedere i software che abbiamo installati sul nostro telefono e l'altro la messaggistica. Muovendoci da destra a sinistra potremo naturalmente anche fare uno slide con tutte le pagine presenti nell'interfaccia, pagine che potremo naturalmente personalizzare a nostro piacimento con widget e collegamenti, una cosa oramai diventata di dominio pubblico quando parliamo di telefoni Android. Nella parte superiore la capsula auricolare, a fianco della quale troviamo un sensore di luminosità che si vede un po' a difficoltà, è annegato sotto il vetro. Non è presente purtroppo il sensore di prossimità. Nella parte sinistra troviamo il tasto di accensione e spegnimento del telefono, null'altro negli altri lati se non questa piccola feritoia che ci permette di aprire il cover posteriore, tasto di controllo del volume. Nella parte superiore una presa micro USB e il jack da 3,5 mm della cuffia. Parte posteriore, sempre con questo cover gommato, vediamo qui il logo Wind di cui parlavo prima, una fotocamera da 2 megapixel sprovvista di autofocus e flash LED, una fotocamera che è proprio appena appena sufficiente. Naturalmente, il prezzo di attacco di questo telefono ha richiesto qualche compromesso e la fotocamera è una delle cose che è stata più penalizzata, naturalmente, nella parte hardware. Troviamo poi anche qui il nostro speaker di sistema. Vediamo anche qualche altra caratteristica. Il telefono ha dimensioni di circa 11 cm in altezza, 5,7 in larghezza. È un pochino cicciottello, 12,4 mm di spessore. È comunque un telefono piuttosto leggero da portare in giro, anche perché è piuttosto piccolo. Come dicevo, la diagonale del display è da 2,8, la risoluzione è un Quarter VGA, quindi 240x320 pixel. La parte hardware prevede l'utilizzo di un processore da 600 MHz. La memoria RAM, benché non sia dichiarata, ho provato a installare un programmino di diagnosi e mi dice che c'è una memoria complessiva di 402 MB. In questo momento abbiamo liberi 125 MB, quindi mi pare ragionevole pensare che il banco utilizzato sia un banco da 512 mega per la RAM. La memoria fisica invece è di circa 150 mega a disposizione dell'utente. Naturalmente sono espandibili con uno slot per schede di memoria micro SD.
parte radio HSDPA 7,2 megabit, non è presente supporto per l'HSUPA. Naturalmente presente il wifi, il bluetooth in versione 3.0. Fa parte anche dell'hardware naturalmente il GPS integrato, che naturalmente ci permetterà di utilizzare anche il programma di navigazione che Google fornisce in bundle con tutti i suoi sul suo sistema operativo in tutti i dispositivi. Vediamo qualche altra caratteristica. Parte telefonica, che non ci fornisce novità, la grafica è più o meno sempre la stessa. Telefoni dotati di ricerca intelligente, lista delle chiamate ricevute e perse, i nostri contatti e i preferiti. Visto che parliamo del telefono, devo dire che, come mi è capitato anche in questi giorni, provando molti altri telefoni che Alcatel ci ha messo a disposizione per le prove, devo dire che Alcatel conferma una sua tradizione, che è quella di avere una buona capacità di tenuta del segnale, e devo dire anche in relazione al prezzo di questi telefoni, trovo che anche la componentistica utilizzata per le capsule auricolari sia veramente di buon livello. Il volume è assolutamente valido e anche la qualità della fonia, secondo me, è piuttosto apprezzabile. Proviamo a vedere anche qualche altro programma. Abbiamo precaricato AccuWeather, che è un programma per la visualizzazione delle previsioni del tempo, e tutti quei programmi che naturalmente sono parte integrante del pacchetto di applicativi che Google carica sul sistema operativo e che naturalmente fanno riferimento alla casella di posta elettronica Gmail. Li ritroveremo più o meno tutti. Per quanto riguarda la messaggistica, è interessante notare anche che questo telefono è dotato della tastiera Qtech, una tastiera che permette di cambiare il layout della visualizzazione. Possiamo passare da una QWERTY estesa a una tastiera a 9 tasti, come se fosse un telefono cellulare normale. Semplicemente muovendoci a destra o a sinistra cambierà il layout della tastiera. Questo è dato dal fatto che, essendo il display così ridotto nelle sue dimensioni, può capitare che qualcuno, come il sottoscritto, con delle dita un po' troppo grandi, faccia fatica a premere dei tasti che sono oggettivamente un pochino piccoli. Questo tipo di visualizzazione può risultare quindi un pochino più immediata e più semplice. Andiamo a vedere un attimo il browser internet. Browser internet che a mio giudizio forse è ciò che più mi ha stupito di questo telefono, considerando quanto modesta sia la struttura dell'hardware, la difficoltà di visualizzare una pagina in un display non grande come dimensioni, con un ridotto numero di pixel perché la risoluzione è piuttosto bassa. Devo dire che il gusto della navigazione di questo telefono è veramente veramente interessante. Anche in fase di caricamento della pagina è possibile gestirne i contenuti, è possibile muoversi in tutte le direzioni. Naturalmente è previsto anche il pinch to zoom. Io penso che sia veramente un aspetto importante di questo telefono. Ho provato in questi giorni qualche altro telefono di questa fascia di prezzo, e secondo me il browser non è a livello di questo e di un altro paio di Alcatel che ho provato in questi giorni. Quindi assolutamente un plauso per il lavoro di ottimizzazione che è stato fatto su questo browser per essere sposato con delle caratteristiche hardware, come dicevo, abbastanza limitate. Bene, io direi che la panoramica di questo Alcatel può terminare qui. Un telefono che mi sento veramente, veramente di consigliare. L'investimento per entrare in possesso di questo Alcatel è veramente veramente modesto, e certamente si compra un telefono Android completo, non gli manca sostanzialmente nulla. Ci sono telefoni con strutture analoghe a queste che costano il doppio, in alcune situazioni addirittura il triplo.
Bene, un saluto da Ivan di Paco Digit e alla prossima.